Pubblico delle grandi occasioni per la disfida del soffritto di maiale, 14ª edizione organizzata da Slow Food con tutte colline alpine, Valle Ufita, Taurasi, APS. Location dell'evento, il centro storico di Taurasi, in provincia di Avellino, dove i visitatori hanno potuto visitare anche il centro storico con il castello e i suoi storici palazzi. Diversi punti di ristoro e l'info point per elargire tutte le informazioni ai visitatori. Successo straordinario. E visionate il viaggio enogastronomico tra i prodotti tipici per eccellenza. Qui presso la comunità di Taurasi, nelle immagini, ricca di visitatori, come si può vedere dalle immagini. Ecco, qui davvero partiamo da qui, prego. Siamo con una delle responsabili delle immagini. Partiamo dal vino. Il vino che giustamente rappresenta il tassello vincente dell'economia di Taurasi. Sì, in realtà sono varie cantine che hanno offerto il vino. Ci sta un antico borgo, ci sta un fratello a dimanda, comunque ci stanno varie Allora, cantine. abbiamo Taurasi Leggenda, Sì. anno domini 1590, abbiamo Don Ciriaco Taurasi, abbiamo Antico Borgo, abbiamo Narduccio Cardinale, abbiamo il Taurasi Barrasso nelle immagini, Irpinia Campi Taurasini e poi abbiamo Cantina e Vini Carpi di Taurasi nelle immagini. Allora, abbiamo i prodotti, poi abbiamo i prodotti, partiamo dal primo prodotto. Abbiamo fatto la colazione contadina, la mattina i contadini andavano in campagna con roba povera, delle frittate che mettevano nel pane e poi le patate scaldate solo con l'origano, una fresella con le melanzane sott'olio, tutti piatti poveri dell'epoca. Ecco, parliamo un attimo delle frittate, sono tutte frittate diverse, vero? Con Sì, allora asparagi. sono frittate fatte con zucchine, fatte alla boscaiola, fatte con maccheroni, fatte con erbette varie. Abbiamo proprio lo stand, come si evince dalle immagini che propone, vedete, inserisce anche l'olio sui prodotti, come si può vedere sulle patate, come si può vedere dalle immagini. Una concetta qui nelle immagini, ecco, davvero sa spiegare molto bene i prodotti enogastronomici. Abbiamo qui il soffritto in effetti oggi si chiama proprio la sfida del soffritto. Raccontiamo e commentiamo un attimo questo soffritto che davvero è geniale. Allora, il soffritto nei tempi che furono si faceva con la carne povera, cioè quando si ammazzava il maiale la carne più povera si faceva. Adesso si è cambiato un po' il metodo perché la vita è diversa, quindi non si mangia molto grasso e si fa con pancetta, carne di spalla, la parte sempre più grassa, però più di prima categoria. Ecco, perché secondo voi ritenete che questo soffritto è molto tipico? È tipico perché qua si ammazzavano i contadini e ammazzavano i maiali e quindi facevano una grande festa e la prima cosa che si faceva la sera stessa che ammazzavano i maiali con la testa del maiale si faceva il soffritto con carne e peperoni, quindi è una tradizione molto molto antica. Bene, bene, è stato davvero un successo quest'oggi qui, vero, a Taurasi? Sì, molto, ha avuto una grande Ecco, parliamo accoglienza. anche con le giovani qui presenti, davvero è stato un successo straordinario praticamente per la presenza di molti visitatori. È il primo anno che è stato organizzato a Taurasi, quindi abbiamo ospitato queste 15 comunità e sì, è stato davvero un successo, è stata molto pubblicizzata e quindi la gente ha apprezzato, insomma, questa manifestazione che abbiamo organizzato. Siamo qui presso la comunità di Aiello del Sabato, come si evince dalle immagini, Slow Food, Condotta, Irpinia, Colline dell'Ufita e Taurasi APS si stanno cucinando i vari prodotti, come si evince dalle immagini. Nonna Maria qui nelle immagini si sta cucinando un prodotto unico originale. Sì, carne di maiale con peperoni e patate. È una pietanza molto antica, si faceva quando si ammazzava il maiale. Quindi si cucinava con lo stesso grasso del maiale e piano piano si toglieva e si metteva a fianco per sgrassarlo, perché a quei tempi l'olio non c'era. Quando era il grasso, nonna Maria? Quando doveva Quanto essere? era il grasso, Allora, appunto? il maiale, per essere felici le persone, la famiglia, doveva essere così, 10 centimetri minimo, altrimenti non erano contenti, Di lato. perché non era grasso il maiale, era magro. Quindi invece adesso è tutto cambiato. No, dico, lei ha detto che da qui poi si spostava in questa pendola, giusto? Sì. E poi da qui si passava Sì, all'altra per pendola in fare pratica. Per le poter. patate. Per fare le patate insieme alla carne. Stiamo facendo le patate e poi uniamo patate, carne e peperoni. Anche i peperoni. Peperoni sott'aceto.
quindi vanno tagliati, puliti e mescolati, fritti prima e poi mescolarli tutti nella pietanza. Carne, patate e peperoni. Nelle immagini di Aiello del sabato vedete qui la cuoca che presenta il primo piatto ai visitatori, un piatto davvero originale, storico di Aiello del sabato. Nelle immagini la cucina pronta che viene accompagnato anche con il pane. Con Michele Rasciopi nelle immagini per quanto concerne Solo Food, con Dotta Alpinia, Colline dell'Ufita e Taurasi APS. Ecco, nelle immagini ci sono i prodotti, carissimi utenti, che vengono proposti dalla comunità di Teora per quanto concerne la sfida del soffritto qui. Allora, questa è la colazione contadina che è pronta dalle 10 di stamattina. Questi sono i fagioli con la cotica quagliata, la cotica non si vede perché è stata sciolta nei fagioli, e poi c'è dell'olio extravergine di oliva. Poi abbiamo le cosiddette patate sfrugoliate che sono lesse e poi ripassate in padella con del peperone sott'aceto e del peperone crusco. E poi abbiamo la frittata nella panella, una frittata fatta con la salsiccia e poi viene fatta riposare in una forma di pane, diciamo. Allora, adesso siamo di fronte al bucatino al fischio, che è un bucatino fatto con carne di maiale. Per questo piatto usiamo la tracchia di maiale assieme alla polpa. Il bucatino viene assemblato con dei peperoni sott'aceto, e questo è praticamente il nostro soffritto, il soffritto di Teora. Noi preferiamo farlo con la pasta, questa è la nostra tradizione. Il visitatore qui nelle immagini che sta gustando la pietanza di Teora, prego. Le patate sfrugoliate, vediamo come sono, ecco, come il prodotto. Ottimo. Ecco, proviamo anche la fagiolata nelle immagini. Prego. Buonissima. Ecco, vediamo l'ultimo prodotto che è la frittata con salsicce. Bene. Complimenti, complimenti. Ha provato le patate? Buonissime, buonissime. Ecco, prova anche la frittata. Prego. Molto buona, saporita. Questi utenti qui per la comunità di Sturno nelle immagini. Qui abbiamo l'aghene e ceci, che è un classico piatto che facciamo nell'inverno, durante l'inverno, la stagione invernale. Un piatto caldo che è molto molto utilizzato dalle nostre zone. Questo è l'autunno che ci dona le castagne, i funghi porcini, i fagioli. Una zuppa anche questa speciale delle nostre zone. Poi abbiamo l'estate con la ciambottella di peperone, zucchine e melanzane, e poi i piselli con l'uovo a stracciatella, anche questo è un piatto molto usato dai nostri antenati, e noi naturalmente cerchiamo di riproporlo ancora adesso. Proprio con la comunità di Loccaminarda, qui nelle immagini, è tutta presente e ci sono due prodotti particolari oltre al soffritto che tra poco sta per uscire. Voi in effetti presentate questi prodotti davvero che sono della vostra terra. Sì, diciamo come colazione contadina abbiamo offerto la ciambottella grottese, che è un sugo fatto con pomodori e peperoni. È tipico di Grottaminarda ed è, soprattutto i peperoni sono peperoni piccanti. Poi sì, a fianco abbiamo una zuppa di cicerchie con salsicce. Le cicerchie sono un nostro prodotto che abbiamo in azienda da oltre 70 anni, perché mia madre era un'appassionata di cicerchie e le ha salvaguardate, mentre tutte le altre aziende le hanno dismesse, noi le abbiamo salvaguardate e oggi le produciamo. Altri prodotti come i legumi, che questi ci stanno i ceci neri, poi ci stanno i fagioli dell'occhio. E poi abbiamo le cicerchie che vi ho parlato poc'anzi. Poi producete anche l'olio, vero? Sì, produciamo, la nostra azienda produce principalmente olio. Qui abbiamo portato il ravece, che è l'olio che rappresenta l'eccellenza del territorio, è un buono varietale, è un olio molto fruttato intenso, sentore erbaceo, che si rifà alla foglia di pomodoro.
Poi a fianco abbiamo un olio che noi abbiamo chiamato Ufens. Questo olio è presidio slow food, in quanto è un olio che si ricava da un oliveto secolare. Quindi tutti gli ulivi di questo appezzamento hanno dai 200 ai 300 anni. Qui un soffritto davvero eccezionale, vero? Sì, questo è il soffritto di Grotta Minarda. Bene, quali sono i prodotti che lo compongono? Allora, diciamo che il nostro soffritto è composto prevalentemente da carne e in questo caso abbiamo scelto le parti più pregiate del maiale, quindi la spalla, il prosciutto, c'è qualche pezzo di pancetta e poi accompagnato da patate e peperoni. Sono qui presso la comunità di Scampitella, nelle immagini che sta offrendo ai propri visitatori i prodotti, nelle immagini adesso, in questo momento è uscito appunto il soffritto, giusto? Come si evince dalle immagini. Un soffritto davvero straordinario e eccellente. Sì, il nostro soffritto è composto da peperoni all'aceto, patate e carne. Abbiamo altri prodotti che voi presentate. Ecco, questa qui è una frittata di cipollini, di lambacioni, come si suol dire. Poi c'è la minestra maritata con la salsiccia e cotica. Poi c'è la frittatina di asparagi e la frittatina di broccoli. Poi c'era patate e peperoni. Queste sono le nostre specialità. Vedete che grandissima forma, 7 kg. E inoltre la minestra. La minestra maritata con cotica. Con cotica. Acchiatizza, come si chiama, si dice da noi. Questo qui era il cotechino che aggiungiamo alla minestra maritata. Qui proprio nel centro storico di Taurasi, carissimi utenti, siamo con il responsabile del stand della comunità di Mirabella Clano, nelle immagini che presenta i prodotti slow food, grazie alla condotta Erpinia, Colline dell'Ufita e Taurasi. Ecco, davvero voi offrite dei prodotti tipici? Questa qua è fatta con uova paesane, uova di contadini, è fatta con asparagi selvatici, cipolla di Montoro e soppressata irpina. Ecco, vedete la soppressata irpina, la vediamo qui nelle immagini, carissimi utenti, davvero genuina. Ci sono altri due prodotti tipici locali, che sono appunto le patate, vero? Sì, queste sono patate rosse di Taurasi, del mio territorio a Taurasi. Questi qua invece sono pezzenti, il pezzente irpino che non a lungo diventerà presidio slow food, ci auguriamo. Il soffritto di Mirabella e Clano, che si differenzia rispetto ad altri soffritti per quanto concerne la presenza del pezzente. Sta provando la frittata di asparagi selvatici, ecco, com'è il prodotto? Buonissimo, tutto molto buono e di qualità. Ecco, per lei anche lei ha provato la soppressata, vero? Sì, ho provato la soppressata, molto 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 buona, da acquistare anche successivamente. Tipico locale, una pietanza davvero eccezionale, enogastronomica eccellente. Siamo qui proprio con tutta la comunità di Lapio. La Prologo La Piana, sì. Allora, questo è il nostro soffritto fatto con il sugo, come vedete è diverso dalle altre comunità, la scannatura del maiale, l'alloro e i peperoni sotto aceto. Sempre nel centro storico di Taurasi, tantissimo il pubblico presente. Qui siamo nello stand di Rocca San Felice, che ha già presentato altri prodotti.
Ci sono i fagioli, la fagiolata? Sì, i fagioli con la cicoria e la cotica di maiale. Quindi è molto caratteristico questo piatto, eh? Sì, esattamente, è molto utilizzato a Rocca. Si distingue dagli altri perché? E per la cotica e per la preparazione particolare con cui viene fatta. Ecco, abbiamo un altro prodotto, sarebbe la pizza piena, giusto? È una pizza composta da diversi prodotti, vero? Sì, la pizza piena è particolare perché all'interno ha la ricotta di Carmasciano, che è una zona particolare di Rocca, e quindi alle pecore che vanno a pascolare in questa zona e rilascia nel latte un sapore particolare. Quindi viene fatta con la ricotta di Carmasciano e la salsiccia secca, sempre rocchese. All'interno c'è anche verdura, vero? Un po' di verdura. Viene messo un po' di prezzemolo all'interno. Ecco, il prezzemolo, esatto, si nota dalle immagini che è un prezzemolo comunque anche molto particolare perché è della vostra zona. Sì, sì, è tutto della zona, quindi è stato fatto anche dalle persone della zona, quindi è tutto tipico. Bene, in effetti la vostra zona è molto particolare perché in realtà appunto produce il formaggio carmasciano, che abbiamo già detto, e anche le verdure. Abbiamo fatto vedere in questo caso, vedete, il formaggio carmasciano, che è unico. Un altro prodotto, prego, di cosa si tratta? Allora, si tratta del fegato con le uova, praticamente sono delle uova strapazzate, anche questo è un prodotto che veniva utilizzato molto nell'antichità di Rocca, a Rocca. Qui presso lo stand di Valle Saccarda, qui abbiamo nelle immagini un prodotto eccezionale di Valle Saccarda. La mozzarella di mucca nelle immagini, il prodotto tipico originale di Valle Saccarda, come si evince dalle immagini, un prodotto unico. Qui praticamente i visitatori che stanno assaggiando in realtà il prodotto, tantissimi visitatori anche qui nel punto di Valle Saccarda, dove abbiamo un altro prodotto che è un dolce a Valle Saccarda. Prego. Si chiama in dialetto l'ususamiel, è fatto con l'impasto con farina, uova, patate, e con il lievito si fa crescere. Poi si fa da parte un sughetto con vino cotto, noci, poi ci sta il miele, succo e un po' di arancia grattugiata dentro. Carissimi utenti, siamo qui presso la comunità di Locosano nelle immagini, Slow Food di Spina con linea del Lupi del Taurasi. Davvero un grosso successo. Cosa presentate? Un soffritto locosanese a base di cuore e polmone. Colazione contadina a base di crema di fagioli, cotichino e pane cotto nell'acqua dei fagioli. Quindi una colazione molto povera ma ricca per affrontare le giornate nei campi. Per quanto riguarda l'olio, abbiamo un monovarietale di marinese, caratteristico del territorio di Locosano, che va a condire insieme all'origano sempre di Locosano il prodotto in questione. Infatti vedete questo è il piatto finale della colazione contadina, condita anche da origano, come si evince dalle immagini. Buon colazione. Siamo qui presso la comunità di Frigento, che offre diversi prodotti, come si evince dalle immagini, pronti ad essere offerti ai visitatori. Ecco appunto il soffritto famoso di Frigento, che propone davvero un soffritto unico e originale. Ecco, parliamo con uno dei responsabili. Questo soffritto, appunto, che caratteristiche possiede? Cioè, proprio quello originale, con tutti con il cuore, polmone e fegato, e poi ci stanno degli aromi che sono particolari. I due visitatori che stanno gustando i prodotti di Frigento, come sono stati? Fantastici, veramente fantastici. Ecco, per lei, prego. Ne abbiamo assaggiati penso più di 5, siamo indecisi su quale sia il migliore. Un altro prodotto qui in scena, carissimi utenti, il Frigento, cosa propone in questo caso? In questo caso abbiamo le ghigherche, che facciamo anche la sagra 7-8 agosto a Frigento. Centro storico di Taurasi, ci sono due visitatrici qui nelle immagini. Ecco, alla fine come le sembra questo evento di sfida del soffritto? Ah beh, un bel evento, un evento che dovrebbe essere sponsorizzato molto di più, sia per l'Irpinia ma anche per tutta la Campania. Bene, per lei? È stato molto piacevole, e poi veramente la qualità del cibo è eccezionale. Centro storico di Taurasi, davvero è stata un'iniziativa eccellente, è soddisfatta del cibo, vero? Ottimo, bella iniziativa. Ecco, per lei? Prego. Eccezionale, buono veramente. Siamo con una casalinga, cosa ne pensa? Qual è la sua opinione? Tutto buonissimo e bisogna rispettare le tradizioni, sempre. Il visitatore che sta gustando il vino Taurasi, come si dice dalle immagini, davvero un ottimo vino di qualità. Eccellente, eccellente, e do anche un giudizio sul soffritto
Aiello del sabato numero 1. Abbiamo tanti visitatori, com'è stata la giornata? È andata molto bene? Bellissima giornata, tutto bene, sì. Come è andata? No, una bella giornata, abbiamo passato una domenica diversa. Ogni tanto ci sta a cambiare oltre le solite attività, comunque abbiamo valorizzato il territorio, abbiamo rappresentato il nostro paese che è appunto Valle Saccardo. Siamo nella comunità di Gesualdo, nelle immagini, ecco, tutta pronta per poter distribuire i prodotti, nelle immagini il soffritto. Soffritto di maiale con pancetta di maiale, e carne magra, peperoni all'aceto e patate. Oltre può essere accompagnata anche con pane, vero? Con pane casereccio, sì, certamente. La comunità di Ariano Irpino, Slow Food, condotta Irpigna, Colline dell'Ufita e Taurasi. Voi avete prodotto davvero tantissimi prodotti. Partiamo da qui. Questa è una minestra e fagioli. Poi abbiamo patate e cipolle cotto sotto la cenere. Ma anche le crostate? Fatte con marmellata di ciliegie, perché il nostro comune comunque era un comune vocato alla produzione delle ciliegie, di mele cotogne, e poi avevamo del formaggio, che è un caciocavallo. Siamo qui presso la comunità di Trevico, il comune più alto della baronia, denominato il tetto dell'Irpinia, con i suoi 1090 metri. La comunità presenta il soffritto di maiale, che si caratterizza per la patata di montagna, unico comune che possiede un patrimonio alimentare, in quanto il prodotto della patata nasce ad un'altezza di 1000 metri. In più, il soffritto è costituito da carne di maiale e peperoni. Questo è il secondo nostro prodotto agroalimentare tradizionale, è il prosciutto crudo di Trevico, che nel 1800 abbiamo scoperto arrivò secondo ad un campionato mondiale in Francia, tra tutti i prosciutti del mondo, insomma. Perché è peculiare? Perché è un prodotto nobile? Perché è stagionato nelle grotte di tufo che gli conferiscono delle muffe bianche nobili, e quindi ha una stagionatura molto lenta e un sapore e un gusto esclusivo. Oltre a questo, poi abbiamo come prodotto agroalimentare nostro tradizionale le castagne, sono originarie del nostro territorio, sono autoctone e hanno delle proprietà diverse sempre per l'altitudine, per il clima, per il microclima e per il terreno. E poi i trilli, che sono una varietà di pasta realizzata in casa, scavata con le tre dita della mano. Questi sono i nostri prodotti agroalimentari tradizionali che noi valorizziamo sul territorio e anche fuori, proprio perché per ridare impulso un po' anche alle nostre attività, alla nostra economia locale. Qui dei visitatori che stanno gustando precisamente peperoni e carne, come si dice dalle immagini, davvero è stata una giornata interessante. Noi veniamo dalla Puglia. Veniamo ogni anno a questa sfida del soffritto. Oggi poi si faceva stato. Com'è stato il prodotto? Buonissimo, buonissimo. Ecco, per lei, signora, prego. Buonissimo, eccellente. Bene. Com'è stata? È una sagra che io ho partecipato per la prima volta e ritengo che sia veramente organizzata bene e la qualità del cibo ottima. Benissimo, per lei, mi scusi, qual è la sua opinione? Ottima organizzazione. E bisogna venire preparati, perché non so se ci arriviamo alla fine. Bene, bene, altri prodotti, invece il soffritto qui nelle immagini, com'è stato il prodotto? Ottimo, ottimo, gustoso, e qualsiasi soffritto comunque è tanto buono. Bene, bene, per lei com'è andata? Ecco, perfetto, ok. In effetti abbiamo un altro tavolo, qui si beve anche il vino, un vino davvero ottimo. Prego. Il vino è veramente ottimo, ottimo. E abbiamo già... Il Taurasi davvero produce, diciamo, molta serenità. È un vino, secondo me, a livello mondiale, il Taurasi. Bene, bene. Abbiamo, ecco, qui si sta gustando ancora ulteriori prodotti. Il soffritto... Salve, il vino com'è? Il Taurasi, giusto? Ottimo. Bene, bene. Com'è stato il soffritto? Molto buono. Davvero un gruppo di visitatori. Alla fine, com'è stato il prodotto? Buono. Proprio io. Vabbè, mi dica, qual è la sua impressione? Ottimo tutto, grazie. Qui si beve il Taurasi invece, davvero un vino eccezionale. Aglianico, buonissimo, 14 Miervini, molto buono, abbiamo gradito tantissimo. I giovani qui nelle immagini, ecco, avete mangiato bene? Sì, abbastanza bene. Sì, sì, molto bene, molto bene. Perfetto. Abbiamo altri visitatori nelle immagini, ecco, li hanno mangiato bene? Sì, sì. Ecco, com'è stato il prodotto alla fine? Prego. Com'è stato? Buono. Cosa ha provato? Il soffritto? Sì.
Per lei ha provato il soffritto, vero? Sì, sì. Com'è stato? Buonissimo. Allora, abbiamo bevuto il Nero Latino di Giacomo Pastore e il Pina Campi Taurasini, ci è piaciuto molto. Altri giovani, salve, alla fine cosa ha gustato lei come prodotto? Abbiamo gustato tutto, le varie colazioni e le varie... Come è stato alla fine il prodotto? Fritti. Buonissimi, tutto molto buoni i prodotti. Bene, bene, abbiamo altri visitatori, salve, buonasera. Ecco, sta gustando il vino di Taurasi, com'è stato il prodotto? Perfetto. Ecco, per lei invece? Tutto benissimo. In un altro tavolo, vedete, c'è la bottiglia Taurasi. Nelle immagini, ecco, il vino quindi è stato buono. Chi l'ha provato? Tutti. Bene, com'è stato il prodotto? Fantastico. Ecco, per lei, prego. Lo stesso. Fantastico. Bene, bene, abbiamo... Non, avete gustato solo il vino o avete gustato altri prodotti? No, solo il vino. Ecco, com'è stato il prodotto? Buono. Ecco, per lei? Abbiamo mangiato anche altre cose, tutto molto buono. Lei si sente soddisfatta di essere stata presente qui? Soddisfattissima, soddisfattissima. Qui c'è carne e peperoni, giusto? Esatto. Il prodotto è stato eccellente. Prego? Prodotto eccellente. Sì, sì, no, prodotto assolutamente eccellente, la manifestazione, una bella manifestazione, ormai sono diversi anni che si tiene... Sì, il posto si presta, certamente, magari fare qualche evento in più potrebbe anche aiutare il territorio. Il centro storico di Taurasi è stato preso d'assalto, cosa ne pensi? Sì, sì, è vero, come sempre, il centro storico poi è un forte richiamo, diciamo, per l'enoturismo, per cui quando vengono effettuate queste manifestazioni è normale che vengano raccolte molteplici, molte persone.